Ciao amici del MyLab, come mai ci sentiamo così stanchi a volte dopo esserci ammalati di Covid? Ecco, questa è una cosa che ho provato visto che, come ho già detto in altri video, mi sono trovato ad avere il Covid e a superarlo, per fortuna, senza grossissimi sintomi. Sono stato molto fortunato, siamo fortunati in generale del fatto che le varianti che adesso stanno diffondendosi sono piuttosto leggere, non sono molto gravi, perlomeno per la maggior parte delle persone, ma ripeto, sono stato fortunato. Ma volevo chiedere ai nostri biologi, ai nostri esperti, come mai ci sentiamo stanchi? Qual è il motivo metabolico per cui ci sentiamo stanchi dopo aver beccato un'influenza o, in questo caso, un'infezione da Covid, ok? Quindi, prima di passare la parola alla dottoressa Marcon, volevo che tu comunque condividessi questo video con i tuoi amici e tu lo diffonda. Se vuoi delle indicazioni su come si fa a farsi seguire personalmente con i programmi MyLab, trovi le indicazioni qui sotto in questo video, d'accordo? Ciao e buona visione. Ciao carissima Francesca, grazie ancora per essere venuta. Ciao Loris. Ti diamo tutti il benvenuto qua nel MyLab perché vogliamo che tu ci riveli gli arcani di questo metabolismo, cosa succede al metabolismo, perché siamo così stanchi dopo che ci siamo ammalati e nella convalescenza dobbiamo recuperare le forze, ricostruire i tessuti e così via. In attesa di ricevere i miei esami, perché io ho fatto gli esami degli ormoni e l'esame del microbioma, il mio personale, proprio pochissimi giorni dopo, il giorno che mi sono negativizzato, diciamo così, e chiaramente il corpo era sotto una condizione normale, vero? Non una condizione ovvia. Fra pochi giorni riceverò i risultati degli ormoni, invece quello del microbioma richiede un po' di più, quindi sappi che ti richiamerò a vedere insieme le cose. Però intanto volevo, se tu sei disponibile, a spiegarci come mai il corpo si sente così stanco, come mai risente così tanto in termini di stanchezza dopo che si è stati ammalati. Beh, allora, tieni conto che quando una persona si ammala, magari noi non ce ne rendiamo conto, diciamo che sentiamo solo l'effetto della cosa, però all'interno stanno avvenendo grandi cambiamenti, cioè proprio una guerra in corso, okay? Quindi chiaramente gran parte delle energie viene utilizzata dal sistema immunitario e anche tante vitamine, perché come forse avevamo già detto anche in video passati, per esempio, che la vitamina D viene usata tantissimo. Sì, non è che ne consumi un po' di più, ma ne consumi tipo 20 volte di più in quel periodo. Esatto, quindi proprio il corpo brucia di più proprio perché sta lavorando per sistemare, insomma, la situazione e sconfiggere il patogeno di turno, ecco. Quindi chiaramente poi anche quando noi ci sentiamo che la fase acuta è passata, quindi stiamo meglio, oppure per dirla in termini covidiani, ci siamo negativizzati, perché ormai va di moda così. Va di moda così. Però il nostro corpo non è che dobbiamo pensare che è a posto, negativo uguale è finito tutto, no? All'interno delle cellule comunque sta continuando questo processo infiammatorio, magari seppur chiaramente meno intenso rispetto a prima, e quindi questa riparazione sta continuando ad avvenire. Quindi il fatto che noi ci sentiamo stanchi è perché il corpo ci sta dicendo: ok, aspetta un attimo, perché qui io sto ancora lavorando per te, nel senso, non è che abbiamo subito, ok, finito, tampone negativo, il corpo. Sono perfettamente guarito come un mese fa che non avevo niente, non è così, vero? In effetti, in un certo senso potremmo dire che abbiamo una pecca nella percezione, cioè non abbiamo una chiara percezione di cosa sta facendo il sistema immunitario in questo momento qua. Qualche volta anche la sensazione è che a volte mi sento stanco e dico: ma sono pigro, semplicemente devo sforzarmi di andare in palestra o ad allenarmi quando faccio sport. E magari poi è un autogol pazzesco, perché vado a togliere energia a questo sistema immunitario che magari è già pieno di lavoro così, e mi ammalo oppure ho delle manifestazioni. Quindi probabilmente questo è un fenomeno generalizzato, vero? Sì, dobbiamo un attimino cercare di ascoltare un po' di più il corpo, per quanto ovviamente riusciamo a fare, ok? Però ti dico anche questo, che quando una persona comunque si nutre bene, prende vitamine, eccetera, è più facile percepire le cose, perché chiaramente diciamo che sei più pulito, tra virgolette, ok? Quindi ti faccio un esempio, anch'io se ho dei momenti in cui mi sento più stanca, non dico che mi viene istintivo, ma quasi, guardare la vitamina C, dire: ok, forse oggi ne ho bisogno. Facciamo un po' un discorsetto di più del solito. Quindi, cioè,
c'è anche questa cosa qui, capito? Quindi giusto. Sì, l'importante è appunto cercare di assecondare, ovviamente sapendo quali sono le nozioni di base per l'organismo, per farlo far stare meglio, però sì, dobbiamo un attimino assecondarlo. E quindi ripeto, la stanchezza, vabbè che con il famoso long covid ci sono anche altri motivi ovviamente alla base di questo, però generalizzando insomma possiamo dire che il corpo sta ancora sistemando una situazione che appunto ha dovuto affrontare precedentemente, ecco. Certo, guarda, ti ringrazio tantissimo, sei stata molto utile, non vedo l'ora di avere i miei bei esami, poi ci sentiamo di nuovo per commentarli, ok? Va bene, ok. Grazie cara, a presto. Ciao, ciao Loris.